Benvenuti qui Marco Morosini di Brandina. Allora, intanto, come è nata l'idea di Brandina? Allora, Brandina è nata per caso, è nata da un libro fotografico che ho realizzato io nel 2004, una serie di ritratti sui bagnini sulla riviera Adriatica, da Cattolica a Bellaria. Nel realizzare la copertina, la feci con tutto il tessuto di Brandina, appunto col tessuto delle Brandine, e da lì nacque l'idea di realizzare un fashion brand, fashion non mi piace, ma un marchio legato alle borse e accessori del mondo moda, che diventasse un'icona del design balneare. Sicuramente il tessuto è qualcosa di peculiare di questo, diciamo, prodotto, ce ne puoi parlare un po' di più? Sì, il tessuto è chiaro, la materia prima del nostro prodotto, ma il tessuto è un contenitore come la borsa, che non è solo una superficie, ma un contenitore che racchiude la gioia, la spensieratezza, il colore, la spontaneità, la felicità, la irriverenza, la soggettività e la personalità del nostro marchio. Oh, sappiamo che hai diverse collaborazioni anche con grandi fotografi. Sì, io vengo dal mondo del design e chiaramente porto tutta la mia esperienza a livello di comunicazione e di design e di ricerca artistica sul prodotto. Quindi il nostro non è un marchio classico che si rifà alle regole classiche del marketing o si affida a delle agenzie su dei budget o delle cose ben precostituite. Il nostro è un marchio libero, che è libero di fare qualsiasi tipo di intervento. Tutta la comunicazione viene gestita dall'interno del nostro studio di Pesaro e spesso poi abbiamo delle collaborazioni. L'ultima è stata con Oliviero Toscani per la campagna del 2018, dal titolo Il futuro siamo noi. Quest'anno ci sarà una nuova campagna che adesso non vi posso dire il nome perché è appena partorita e la vedrete fra un paio di mesi online e nei negozi. Parliamo di strategia e marketing. Come vi posizionate online? Quali sono le vostre strategie? Allora, le nostre strategie, noi non abbiamo strategia. Noi produciamo un prodotto senza guardare gli altri, senza preoccuparci di quello che sta andando nella moda. Noi siamo un prodotto atipico. Creiamo i nostri colori, creiamo il nostro design, creiamo la nostra storia, fregandoci di tutto quello che fanno gli altri. Assolutamente, noi siamo noi e basta. Ma non perché siamo presuntuosi, ma semplicemente perché vogliamo essere coerenti a noi stessi e non vogliamo scimmiottare gli altri. Del resto ci chiudiamo così, come con dei paraocchi, e andiamo avanti per la nostra strada. Parliamo anche di mercato estero. Voi magari vi riadattate il prodotto per i vari mercati o rimane sempre uguale? No, il nostro prodotto rimane lo stesso, a parte che all'estero ancora ci siamo poco, però quest'anno avremo un primo punto in Egitto, e in Oman e negli Emirati Arabi. Però il prodotto è il nostro, tutto al più facciamo una selezione più legata al colore, che può essere più coerente a quel tipo di città. Non lo so, per esempio in Giappone va molto il bianco, quindi faremo borse che avranno una prevalenza di bianco, ma i modelli sono gli stessi. I tessuti rimarranno sempre gli stessi o state, certo, pensando a qualche ricerca in questo? No, il tessuto è sempre lo stesso, il tessuto è quello e rimarrà quello. Va bene, grazie mille Marco. Grazie a tutti voi, ciao.